Lascerà il carcere per finire in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza il quarantenne che il 30 ottobre scorso a Fisciano lanciò la figlia di 2 anni dalla finestra di un bagno di servizio. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo, a causa del suo disturbo psicotico breve con marcato fattore di stress, versava in uno stato di mente tale da escludere le sue capacità di intendere e di volere. Questa è la perizia che ha fatto sì che si decidesse per il trasferimento dal carcere in questa residenza speciale. Il trasferimento avverrà non appena sarà possibile una sede in una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali. L'uomo viene considerato comunque socialmente pericoloso e resta indagato per il tentato omicidio della figlia di 2 anni, che, ricordiamo, rimediò una frattura all'omero ed altre scoriazioni. Fu salvata dalla presenza di una tenda che ne ammorbidì la caduta.